Io sono contento, credo che le ragazze abbiano fatto due partite buone con un ottimo atteggiamento. Certo, non potevamo sperare che nei playoff poi cambiassimo completamente il nostro modo di giocare che ci ha contraddistinto per tutto l'anno. Alti e bassi, però credo che abbiano fatto due partite molto buone. Questa sera abbiamo avuto difficoltà, cioè non siamo riusciti a mettere in difficoltà molto la loro ricezione e questo ha condizionato un pochino il loro difesa, infatti le abbiamo tenute molto alte. Almeno i due set, a parte il secondo mi sembra. Però tutto sommato credo di potermi, cioè sono molto soddisfatto, orgoglioso di come hanno interpretato la gara le ragazze. Abbiamo stato un'annata un po' particolare, dobbiamo dire, insomma, è finita così. Credo che comunque Busto meriti ampiamente di tutto quello che ha fino a questo momento e che è la squadra che in questo momento ha dimostrato sicuramente più continuità di gioco rispetto a qualsiasi squadra di U. Beh, meno male che è finita, no, perché magari potessimo giocare la semifinale. Almeno giochiamo, ci divertiamo, no? E però sotto un certo punto di vista sì, è anche vero quello, perché insomma, era anche difficile poter pensare di andare avanti in queste condizioni. Però tutto sommato non si può imputare nulla alle ragazze. Credo di aver commesso come sempre degli errori io. Alla fine dell'anno io mi cerco di guardare quello che ho fatto. Probabilmente ho spinto su determinate situazioni di... come si può chiamare, di presa di coscienza delle loro capacità, cercavo di fargli fare il salto di qualità, ma probabilmente ho sbagliato i tempi e i modi, perché con la squadra ridotta così bisognava accontentarsi di quello che era la situazione, basta, e tenere un livello psicologico più alto. E spero di imparare prima o poi, perché queste giocatrici hanno bisogno molto di giocare insieme a loro, che l'allenatore giochi insieme a loro. So, adesso non è il momento sicuramente per parlarne, però credo che in ogni caso la situazione, il progetto andrà avanti sicuramente, adesso qualcosa forse cambierà, però insomma non è questo il momento di parlare. Io quando faccio così è vero, però devo far così con loro, però perdo lucidità, non si deve fare, cioè io non posso provare a fare in questo modo, ma guadagno da una parte e perdo dall'altra. Però probabilmente c'è più bisogno di giocare insieme a loro. È un limite, perché una squadra, i giocatori soprattutto se vogliono fare salto di qualità devono imparare anche loro a essere lucidi in campo e mantenere un certo atteggiamento positivo, diciamo, anche se le cose non vanno bene e capire quali sono le cose da fare. Però è un passo lungo, bisogna che ci arrivi, piano piano bisogna arrivarci. Alla fine, quando scendiamo in campo, il numero per giocare ce l'abbiamo, certo intanto ci mancano i cambi, però penso che se dobbiamo vincere dobbiamo fare noi un passo avanti nel gioco, perché comunque la squadra per giocare ce l'abbiamo sempre avuta. E la cosa un po' positiva che si è vista è che comunque non abbiamo mollato, non, come c'era successo magari in altre partite, non siamo andati proprio allo sfascio totale. A sprazzi credo che comunque la squadra ha dimostrato che un po' ci credeva, poi il risultato è stato quello che è, lo sappiamo tutti. Guarda, se me lo chiedi adesso, in questo momento è molto difficile non sapere cosa dirti, sì, veramente, per cui non saprei neanche cosa dirti di positivo adesso. Vabbè, penso che poi quando si apre un nuovo anno si va sempre avanti, bisogna vedere le scelte che farà la società, che faremo noi, che